Allora, oggi voglio rivolgermi a Claudio Messora. Claudio Messora che stamattina mi ha inviato un articolo, a me lo manda direttamente, non glielo ho mai chiesto, ma lui lo fa. Questo articolo lo trovate poi anche, penso, anzi credo, sul suo blog, sul suo sito. Il titolo è la sovranità popolare, bellezza. Che cosa dice in sostanza in questo articolo Claudio Messora? Claudio Messora ha scritto questo articolo, vedete, è la sovranità popolare, bellezza, per giustificare i 10 nominativi che sono emersi dalle votazioni online del Movimento 5 Stelle. Anzi, lui poi li chiama nomination, prendendo in prestito anche un linguaggio molto, molto televisivo o anche molto americano. Sostanzialmente, dice, ragazzi, è la democrazia. È la democrazia. Se gli elettori, i votanti anzi, hanno scelto questi, noi dobbiamo, come dire, dobbiamo accettarli. È uno strano ragionamento quello di Messora. Perché? Perché allora non si spiega perché non dovremmo accettare anche il 30% di elettori che vota PD. Il 30% che vota PDL, e anche quella è la volontà popolare. Come mai questa volontà popolare non sta bene a Messora e non sta bene nemmeno al Grillo? Come mai? Perché non si rispettano anche questi elettori? La realtà è una: la realtà è che quando si chiama qualcuno a votare senza che questo qualcuno sia correttamente informato, si rischiano macelli in questo paese, si rischiano dei macelli, abbiamo già visto che cosa succede. Ma andiamo avanti, vediamo come argomenta Messora questa sua posizione. Dice, per come la vedo io, il Movimento 5 Stelle è un metodo, non un prodotto. Siamo abituati a venditori di pentole che si presentano con una serie di casseruole fatte e finite e cercano di spillarci soldi. Subito dopo averle comprate, ti rendi conto che ti hanno fregato. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ideale, invece, suona alla porta con un tablet in mano, ti mostra come collegarti a tutti quelli che, come te, hanno bisogno di una pentola, poi a tutti i costruttori di pentole, poi ai fornitori di materiali, e poi ti insegna a cercare tutti insieme la soluzione giusta. E allora, quali sono i vostri fornitori? Quali sono i fornitori di conoscenza del Movimento 5 Stelle, Messora? Quali sono? Poi vi dice, quando avete finito, vi arriva la pentola a casa, ma l'avete costruita da soli, come piace a voi. Sì, ma dopo che abbiamo raccolto le corrette informazioni, abbiamo interpellato i fornitori giusti, voi, Messora, tu, Grillo, gli altri, lo avete fatto? Perché altrimenti, altro che metodo, il metodo è vecchio e lo conosciamo già. Sono stati nominati, per usare un tuo termine, nove persone impresentabili. Forse una, anzi non forse una presentabile. Ma andiamo avanti. Lui dice ancora, un eletto del Movimento 5 Stelle siede su una poltrona ma non conta niente e non decide niente. Si limita a chiedere al Movimento qual è la sua posizione e attende. Il movimento usa la rete, consulta le intelligenze. Quali intelligenze, Messora? Quali intelligenze? Quali? E al suo interno formula la sua proposta. L'eletto esegue, cioè ci stai dicendo che chi è eletto non conta assolutamente niente. Cos'è un robot? È un robot, non conta niente, non ha una sua volontà, non c'è nulla. Bello, questo è veramente molto, molto interessante. Ma ripeto, se non c'è corretta informazione di questa vostra democrazia diretta, non sappiamo che farcene, non sappiamo che farcene, ma più avanti, caro Messora, dici qualcosa che proprio non quadra. E dici, allora, e niente ha capito che ha sostenuto il movimento fino ad oggi nella legittima speranza che le sue convinzioni prevalessero, ma con la segreta pretesa che una volta eletti i candidati avrebbero poi sostenuto autonomamente questa o quella posizione ideologica, fregandosene del metodo e sciliponando. Parli di scilipoti. Eh no, caro Messora, perché Scilipoti ha pubblicato questo volumetto veramente straordinario insieme al professor Claudio Moffa, La moneta al popolo, un progetto di legge per restituire la rendita da emissione monetaria allo Stato, bloccare l'ascesa senza fine del debito pubblico e salvare l'Italia dal rischio di una drammatica crisi di povertà di massa. Non sto difendendo scilipoti su tutto, ma scilipoti questo volumetto
lo ha pubblicato e lo ha pubblicato anche su spese. E se qualcuno del Movimento 5 Stelle avesse l'ardire di andare a studiarsi questo libro, ecco qua c'è la proposta, pagina 15, te la leggo mezz'ora: disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali, presentata il 16 ottobre 2012, l'hai letta mezz'ora? Andiamo avanti, questo libricino. La più grave crisi della storia dell'Europa contemporanea. Che fare? Primo comandamento, riprendersi il gruzzolo del signoraggio, a cura del professor Claudio Moffa. L'avete fatto leggere questi ai vostri sostenitori, agli iscritti? Poi, pagina 23, la svolta di Tangentopoli e il GUT finanziario del 31 luglio 1992. Già leggendo questo, caro Messora, quante cose si capiscono. Ma allora le fonti, i fornitori di materie prime delle vostre pentole, dove li avete presi? Ma andiamo ancora avanti, c'è ancora dell'altro, siamo a pagina 25 di questo volumetto, molto interessante. A pagina 25 dice: gli effetti dell'usurpazione della rendita di emissione monetaria, la grande truffa del debito pubblico. Bene, ancora abbiamo pagina 34, non c'è keynesismo senza controllo della moneta e della sua rendita. Ma andiamo avanti, a pagina 39, ecco qua, pagina 39 c'è il Panfilo Britannia e c'è la foto di Mario Draghi. Quindi chi è Mario Draghi? Forse qualche iscritto, qualche deputato del vostro movimento non lo sa. Chi è Draghi, che cosa avvenne, chi è la BCE? Ma andiamo ancora avanti. Le leggi che hanno usurpato la sovranità monetaria dello Stato italiano. Perché vi sto dicendo questo, Messora? Ma andiamo ancora avanti. Il Trattato di Lisbona, centinaia di pagine di confusione per chi legge, ma non per chi li ha redatte, che ha un obiettivo ben chiaro: incatenare gli Stati europei. Andiamo ancora avanti, finanza e politica. Da queste pagine si capirebbe perfettamente chi è Prodi, si capirebbe perfettamente chi sono gli uomini e i partiti che hanno venduto questo paese, e mai e poi mai sarebbero emersi i nomi che sono circolati. Quindi, caro Messore, senza informazione, senza corretta informazione, non parliamo di sovranità popolare, perché teoricamente questa sovranità popolare esiste già in questo paese, perché fino a prova contraria si va a votare, ma si va a votare con un'informazione che è manipolata. Quindi cosa viene a raccontarci oggi? Cosa viene a raccontarci di questo tuo articolo? Sai cosa faccio? Lo butto nella pattumiera. Siamo stanchi, questi sono gli stessi metodi che abbiamo visto fino ad oggi, caro Messora. Non aspettavamo certo uno come te che venisse a spiegarci che cos'è la vera sovranità popolare. Senza corretta informazione non ci può essere sovranità popolare. C'è manipolazione, c'è indurre la popolazione a credere a delle baggianate, dopodiché la popolazione, cioè il popolo, si pronuncia in una certa direzione, cioè contro i suoi interessi. E noi ancora oggi dovremmo assistere agli stessi metodi. Caro Messora, è tempo di parlare chiaro, basta con questi giochi verbali, ne abbiamo le palle piene, le abbiamo sopportate per anni, non siamo disposti a sopportarle ancora. Noi vogliamo dare una mano al Movimento 5 Stelle, ma non essere presi per il culo. Chiaro Messora? Benissimo, grazie e buona sovranità vera a tutti.